Do ora la parola al Presidente Pigliaru per il suo intervento. Grazie. Grazie, come Presidente sono abituato a saltare da un argomento all'altro. Adesso mi fermo un attimo e cerco di ricordarmi che stiamo parlando di ricerca, cosa di cui dovrei sapere qualcosa, anche perché negli ultimi anni facevo il prorettore della ricerca insieme a Don Tellaspano, che adesso è il mio assessore, che anche lei ha fatto anni di prorettore alla ricerca di risorse, naturalmente, per la ricerca. Sarò molto veloce perché credo che poi l'interesse di oggi non sia in quello che dirò io, ma sia nel capire cosa bolle in pentola, quanto importante è ciò che sta accadendo a Sassari, come a Cagliari, come in altre parti della Sardegna. La prendo un po' larga. Stamattina, però sarò breve, stamattina siamo andati nella scuola di San Donato per firmare un accordo per fare un intervento di risanamento di quel quartiere. Siamo voluti andare in una scuola, abbiamo fatto benissimo perché siamo trovati in una scuola, in una zona complicata di Sassari, in via di spopolamento, con tutti i problemi che chi è di Sassari conosce molto bene, e abbiamo visto una scuola strepitosa, straordinaria, che ci ha fatto un'accoglienza bellissima. Ma a parte questo, l'accoglienza era bellissima perché dietro l'accoglienza c'era moltissimo lavoro e si vedeva tutto, si vedeva quanta intelligenza c'è là dentro. Dico scuola perché volevo fare velocemente, come dire, il riassunto della filiera che sta dietro il trasferimento tecnologico, perché anche il trasferimento tecnologico arriva alla fine di una filiera dell'istruzione, che è fondamentale tenere tutta viva. Non ci sono pezzi, credo che la Regione Sardegna abbia fatto nel passato errori importanti, per esempio magari ha investito in centri di eccellenza che sono tuttora molto importanti e siamo ben contenti di averli con noi, però qualche volta si è rischiato di metterli proprio in contrapposizione invece con gli altri pezzi del sistema della ricerca, a cominciare dall'università. Invece qua bisogna fare sistema. Fare sistema vuol dire anche fare sistema con i livelli iniziali, appunto, della filiera dell'istruzione, quindi la scuola. Allora, per rimanere in tema che poi ci porta verso il trasferimento tecnologico, credo che sia giusto dire che noi stiamo facendo un investimento molto importante nelle scuole, con molta attenzione alle materie scientifiche, con molta attenzione a rinforzare in particolare gli apprendimenti, non perché conti solo la scienza naturalmente, ma perché sappiamo in Italia che abbiamo bisogno di aggiungere un po' di cultura scientifica nella scuola, è una cosa buona e giusta e che va fatta assolutamente, così come gli apprendimenti di italiano, comprensione del testo e così via. Però siamo molto concentrati appunto nel migliorare gli apprendimenti, nella comprensione del testo e nella matematica, perché sappiamo di averne molto bisogno. A questo però abbiamo aggiunto, tra le prime regioni d'Italia, un progetto che è partito adesso, ma speriamo il prossimo anno di renderlo molto più pervasivo, che è quello di portare il coding nella scuola, di portare la programmazione di computer nella scuola, di portare i linguaggi, di aiutare i ragazzi dalle scuole, spero elementari in poi, a dialogare con linguaggi che insegnano la logica, che insegnano il problem solving e che insegnano anche cosa c'è dietro gli strumenti che fanno ormai parte profondamente della vita di una generazione digitale. È una cosa sperimentale che stiamo facendo come nostro contributo ulteriore appunto a mettere in moto maggiore consapevolezza tecnica e scientifica nelle giovani generazioni. Ce n'è un enorme bisogno. Altra cosa che noi vogliamo fare, che siamo interessatissimi a fare naturalmente, è che una volta che si investe nella scuola, poi dobbiamo combattere la dispersione scolastica nella scuola, tra la scuola verso l'università, e stiamo iniziando molto lavoro. L'orientamento è assolutamente fondamentale, per esempio. Orientamento in tutte le fasi dei passaggi è essenziale perché noi perdiamo un sacco di studenti. Sapete che purtroppo abbiamo dei record nazionali nella dispersione scolastica, ma la dispersione scolastica non è solo quella che c'è nel passaggio nella scuola media superiore, inferiore, poi nel passaggio in quella superiore e in chi non arriva al diploma. Poi c'è un'ulteriore dispersione tra quelli che arrivano al diploma, troppo pochi, e quelli che poi passano all'università, troppo pochi. E poi sappiamo di avere ancora un problema dentro l'università, perché non tutti naturalmente arrivano alla laurea e non tutti arrivano alla laurea nei tempi giusti. Quindi c'è un grande lavoro da fare e anche questo credo che sia alla base di ciò di cui stiamo parlando adesso. La dico banalmente e velocemente. Noi, per fare tutte le cose di cui parleremo oggi,
per farli con ordine di grandezza accresciuti, con ritmi molto maggiori di quelli che abbiamo visto fino adesso. Abbiamo bisogno che le nostre azioni navighino in un mare di capitale umano, in un mare di gente istruita, perché questo è il paradosso qualche volta di quello che facciamo, e facciamo bene a farlo, però c'è un paradosso, che parliamo di punte di eccellenza che spesso riusciamo a raggiungere perché ci rimbocchiamo le maniche, perché lo facciamo, perché abbiamo un sacco di start-up che stanno vincendo premi a Sassari come a Cagliari, spesso siamo molto in alto nelle classifiche delle start-up nazionali. Dopodiché guardiamo il numero dei laureati nella popolazione e siamo a un livello che è semplicemente inaccettabile. Allora, benissimo avere le eccellenze, ma quel contagio di eccellenza può venire soltanto se c'è un contesto in cui c'è molto, molto più capitale umano diffuso, molta più istruzione diffusa nella popolazione. Quindi la strada è giusta, semplicemente consideriamo quello di cui parliamo oggi come una sperimentazione che però deve diffondersi molto di più, deve trovare un contesto nel quale proprio contagiare, andare molto più avanti in quella direzione, su questo magari dico una cosa fra un attimo. Quindi capitale umano vuol dire che noi stiamo cercando di usare nei limiti del bilancio, lo faremo meglio, altrimenti il direttore subito protesta, lo faremo meglio di quanto abbiamo fatto fino adesso, però stiamo cercando di utilizzare anche i soldi del Fondo Sociale Europeo, per esempio, per finanziare, come abbiamo fatto nel passato, i dottorati, i ricercatori a tempo determinato, per tenere aperte le università alle nuove generazioni, perché di nuovo se non teniamo aperte le università alle nuove generazioni è un problema. Quindi sono tanti pezzi di un intero sistema che va seguito con molta attenzione, componente per componente. Detto del capitale umano, detto delle scuole, detto dell'università come insieme alle scuole, come luogo di formazione del capitale umano, che ripeto è poi come dire il mare nel quale deve navigare l'innovazione, e più ne abbiamo meglio è. Parliamo un attimo della ricerca, perché la ricerca, ho sempre pensato, ma non è un pensiero praticamente intelligente, che per avere qualcosa da trasferire bisogna appunto averla, e questa cosa da trasferire tipicamente nasce, ha bisogno di molta ricerca di base, di quella che si dice curiosity driven, cioè dobbiamo lasciare liberi gli scienziati di andare a cercare, a cacciare farfalle, ogni tanto le trovano, ogni tanto no, ma quando trovano quella giusta, poi quella giusta sì può diventare la base di qualcosa che pian piano diventa trasferimento tecnologico. Da questo punto di vista devo fare un, come ho detto, l'annuncio di un annuncio, non è proprio un annuncio, è un preannuncio. Noi in questi 2 anni e mezzo abbiamo avuto vincoli di bilancio molto stringenti e c'è una cosa che ci ha fatto soffrire molto, e non solo noi naturalmente, il fatto che per esempio il nostro finanziamento alla ricerca di base in questi 2 anni e mezzo è stato al di sotto dei nostri desideri, di quello che avremmo voluto fare se avessimo avuto meno vincoli di bilancio. Sono stati 2 anni e mezzo difficili, con risorse per esempio per finanziare la legge 7 certamente insufficienti rispetto al contesto virtuoso di cui stiamo parlando adesso. Allora voglio dire, no, questo è un annuncio, che nel patto con il governo noi abbiamo insistito, stiamo chiedendo, credo che otterremo un finanziamento molto importante per la ricerca, in particolare per la ricerca di base. Stiamo parlando del 2016-2020, di fatto praticamente 2017-2020, e stiamo parlando di, per questo periodo, di 30 milioni da mettere per finanziare la ricerca di base, il che vuol dire su base annua, voi capite che sono circa 10 milioni o poco meno di 10 milioni all'anno. Questo cambia, credo, radicalmente il contesto nel quale abbiamo vissuto in questi 2 anni, con risorse molto più limitate. Poi sia chiaro, dobbiamo anche spenderli bene questi 30 milioni, quando arriveranno, io sono certo che arriveranno, o almeno sono certo di averlo chiesto con molta determinazione e ho fiducia che arriveranno. Poi dovremo spenderli molto bene, quindi dovremo insieme ai rettori, naturalmente, all'università, alla comunità scientifica, fare un po' di manutenzione della regola che abbiamo usato negli anni scorsi, la legge 7 aveva dei bandi fatti in un certo modo, discuteremo bene come spenderli, ma quello che volevo dire oggi è che noi siamo consapevoli di dover recuperare un po' di tempo che abbiamo trascorso senza poter finanziare adeguatamente la ricerca, e siamo pronti a compensare il tempo perso con risorse molto importanti. Stiamo rinunciando, per intenderci, perché il patto per il governo ha dentro soprattutto
infrastrutture materiali, strade, porti, aeroporti. Siamo felici di rinunciare a un pezzo di infrastruttura materiale per portarlo invece su un'infrastruttura materiale così importante come quella della ricerca. E quindi questo è un tassello ulteriore che mettiamo a disposizione della comunità scientifica. Perché lo facciamo? E adesso concludo. Lo facciamo perché noi vogliamo lo sviluppo di questa regione, vogliamo portare questa regione non solo a pensare ai drammi del passato, quello che facciamo ogni momento quando cerchiamo di gestire le crisi industriali, l'Eni che vuole andare via, l'aeroporto di Alghero che è in crisi e che sono sicuro porteremo fuori dalla crisi e tutte queste cose che dobbiamo certamente fare, ma dobbiamo anche saper guardare al futuro, dobbiamo assolutamente guardare al futuro in questa parte del mondo, in questo momento storico vuol dire guardare di nuovo capitale umano, innovazione, capacità di dialogare positivamente, intensamente con nuove tecnologie. Questo è il punto essenziale. E per fare questo dobbiamo fare tutto quello che sto dicendo. E quando faremo questo io credo che avremo due componenti di crescita fondamentali, che cito per un attimo. Due componenti di crescita fondamentali. Numero uno, imprese che decidono di localizzarsi in Sardegna, perché ritengo che la Sardegna sia un buon posto per investire qui. In questo momento il nostro vicepresidente della regione è in Cina, invitato da Huawei, perché Huawei ha deciso che la Sardegna è un buon posto dove investire, per fare un centro di ricerca su smart cities e, mi piace di più, smart region, perché noi vogliamo che tutta la Sardegna sia smart, perché ci sono le condizioni per pensare a una regione intelligente, comprese le zone interne che hanno enorme bisogno di tecnologia, di connessione, di appunto intelligenza di prospettiva. Abbiamo fatto molti incontri con molte imprese, ricordo che in questo momento in Sardegna ci sono imprese importanti come Accenture, come Amazon, con cui abbiamo da poco fatto una importante innovazione. Siamo la prima regione d'Italia ad avere un negozio virtuale con qualità certificata degli artigiani sardi che da questo momento, da un mese a questa parte, invece di vendere sotto casa possono vendere attraverso l'e-commerce continuamente e contemporaneamente in Italia, in Germania, in Inghilterra, tra pochi giorni negli Stati Uniti. E questo perché abbiamo Amazon e abbiamo potuto ragionare insieme a loro, abbiamo Accenture, abbiamo un'impresa multinazionale israeliana Telit, abbiamo molto movimento, adesso abbiamo Huawei, stiamo parlando con altre imprese importanti. E voglio dire questo, in quest'aula dell'università, che niente di quello di cui stiamo parlando sarebbe avvenuto o avverrà se non ci fosse un sistema universitario credibile, perché la prima cosa che ci chiedono è un sistema, non la seconda, non la terza, non la quarta. Non stanno a chiederci il costo dell'energia, perché per queste imprese l'energia non conta nulla, non ci chiedono chissà cos'altro. Vedono un contesto sano, una società civile sana, che è certamente anche questo molto importante, e poi subito l'università. E sanno che abbiamo università che sono credibili, che funzionano, e noi non possiamo permetterci che questa credibilità si riduca, quindi dobbiamo fare un grande investimento in quella direzione. E non c'è una volta che abbia parlato con un'impresa interessata a venire in Sardegna nella quale non si sia parlato a lungo dell'università, della disponibilità dell'università a venire incontro alle esigenze che queste imprese possono avere in termini di crescita, di occupazione, il terrore di queste imprese è venire in Sardegna e poi scoprire che non ci sono abbastanza laureati con le competenze che gli interessano. Questa è la prima paura, non i costi di trasporto, non queste cose. Avete abbastanza laureati da assumere se noi riusciremo a crescere nei prossimi 2 o 3 anni a questo ritmo? Questa è la richiesta che ci fanno. E noi speriamo di poter dire sì, ce li abbiamo, perché come sistema regionale universitario siamo pronti a produrre tutti i laureati che servono per imprese innovative che vogliono venire qua. Quindi si cresce, uno, attraendo impresa, l'università è fondamentale, due, io credo che si cresca in tanti modi, ma l'altra cosa che voglio citare è che si cresce con il trasferimento tecnologico, che si cresce creando impresa dal ragionare innovativo che si fa principalmente nell'università. Questo è l'altro punto fondamentale. Da una parte dobbiamo attrarre imprenditori innovativi, dall'altra dobbiamo creare i nostri imprenditori innovativi. Queste due cose devono sommarsi insieme, li facciamo arrivare e li generiamo. Queste sono le due cose che dobbiamo fare. Allora, da questo punto di vista sono ben contento che l'Università di Sassari abbia
il proprio incubatore, che mi pare di capire sta lavorando bene, l'Università di Cagliari ne ha un altro che si chiama Contamination Lab, che ha 3 anni di vita, che sta funzionando. Attenzione, è quello di cui stiamo parlando adesso, perché si parla sempre di soldi che si sprecano, le cose che si fanno male e così via. Bene, tutte le cose, queste cose di cui stiamo parlando adesso sono originano tutte da un finanziamento europeo del FES che si chiama Innovare, che forse all'inizio era programmato male, ma è poi stato riprogrammato con molta attenzione e oggi ha finanziato iniziative che stanno generando impresa. In quali numeri? Forse ancora piccoli, ma io posso citare una cosa che ho visto a Cagliari, perché ho seguito il Contamination Lab più del laboratorio, sono sicuro che sia stato anche qua. 3 anni fa in una riunione del Contamination Lab c'erano 30 studenti, quest'anno c'erano 500 studenti. E la cosa che mi ha colpito di più è che i 500 studenti applaudivano come se fossero di fronte a delle rock star i ragazzi che presentavano i propri progetti per delle start-up. Questo è un cambiamento di clima fantastico. Questo vuol dire aver creato una fiducia nella capacità di fare impresa, nella capacità di essere innovativi e di, come dire, prendere nelle proprie mani il proprio destino straordinario. Quindi al di là di quelle 10, 15 o 20 startup che generiamo, stiamo generando una sensazione, un sentimento positivo verso la possibilità di fare. Concludo dicendo che noi vogliamo rinforzare molto questa cosa e faccio anche qui un ulteriore annuncio, che però diventerà roba concreta in pochissimo tempo, come quello di prima, dei 30 milioni. Ci siamo ispirati alla parte migliore di Master and Back, che ha avuto dei grandi problemi nel Back, non nel Master, non nel formare la gente, ma nel farla tornare in Sardegna. Stiamo disegnando, ne abbiamo parlato anche con il Rettore, vogliamo disegnare un percorso di creazione di imprenditorialità che aggiunga a quello che in questo momento le università stanno facendo, che non si sostituisca nemmeno per sogno, ma che sia un complemento a quello che stanno facendo le università. In questo momento l'Università di Sassari è un incubatore e il problema di creare imprenditori, trasformare i nostri giovani più promettenti e più propensi a essere imprenditori in imprenditori effettivi è tutta una procedura un po' complessa. Bisogna individuarli, bisogna incoraggiarli, bisogna portarli dove ci sono molti imprenditori perché si contaminino appunto con la contesto nel quale sono molti imprenditori, e quando l'idea si è forgiata poi li si riporta nell'incubatore. È un percorso molto interessante, molto importante, che noi vogliamo disegnare insieme all'università per far sì che le 10 start-up di oggi diventino 100 start-up di domani. Noi ci siamo, quindi sono uno dei pezzi che ho citato. Grazie.